Buonasera e benvenuti all'aggiornamento sul coronavirus. Chi vi trasmette sono Michele Alfagot, la giornata elettrica di Amalfi Online. Adesso andiamo ad aggiornare sugli avvenimenti del coronavirus e andiamo a leggere i dati, il bollettino del 13 aprile delle ore 22:30. Leggeremo il bollettino del giorno prima perché ogni sera esce alle ore 22 il bollettino, quindi ogni giorno leggeremo il bollettino del giorno prima. Covid in Campania, leggero aumento dei nuovi contagi, il bollettino del 13 aprile. L'unità di crisi della regione Campania ha comunicato le stime dei test da Covid-19 effettuate nei diversi ospedali della regione nella giornata di ieri. Come ogni fine settimana e a maggior ragione ogni ieri lunedì in Albis, cala in Campania il numero dei tamponi analizzati. La percentuale del rapporto test contagi di oggi, di ieri, lunedì 13 aprile, è in rialzo, ma resta sotto controllo. È di 1.324 il numero dei tamponi analizzati, a cui andrebbe aggiunto il numero dei test rapidi effettuati, dei quali non si conoscono ancora, le quantità, di cui 99 sono risultati positivi, il 13,1%, 33 in più di ieri, sullo stesso numero di tamponi. L'aumento sproporzionato è dovuto ai 25 nuovi contagi all'ospedale di Pozzuoli. In Campania il totale complessivo dei tamponi effettuati da un mese e mezzo a questa parte è di 38.094, per un totale di 3.769 positivi, il 9,89%, 248 deceduti, il 6,57%, mentre i guariti sono in aumento, 360, 9,55%. Rispetto a ieri, 6 nuove vittime e 55 guarigioni in più. Ricordiamo che è comunque indispensabile continuare ad osservare scrupolosamente le misure di comportamento del virus finché sarà necessario. Nel dettaglio i dati di ieri 13 aprile. Ospedale Codugno di Napoli, esaminati 409 tamponi di cui 55 positivi. Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno San Leonardo, esaminati 251 tamponi di cui 15 positivi. Ospedale Sant'Anna di Caserta, esaminati 27 tamponi, nessun positivo. ASL di Caserta, presidi di Aversa e Marcianise, esaminati 124 tamponi, di cui 6 positivi. Ospedale Moscate di Avellino, sono stati esaminati 44 tamponi, di cui 1 positivo. All'ospedale San Paolo di Napoli, esaminati 19 tamponi, di cui 6 positivi. All'azienda universitaria Federico II, esaminati 32 tamponi, nessun positivo. All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, esaminati 375 tamponi, di cui 13 positivi. All'ospedale di Nola, esaminati 43 tamponi, di cui 3 positivi. Il riparto per province. Nella provincia di Napoli abbiamo 1.932 casi, di cui 784 Napoli città e 1.140 Napoli e provincia. Nella provincia di Salerno abbiamo 541 positivi, nella provincia di Avellino 401, nella provincia di Caserta 381, nella provincia di Benevento 156, altri in fase di verifica erano 259. I positivi di ieri 13 aprile 2020, giorno di Pasquetta 99, tamponi di ieri 13 aprile 1324. Totale complessivi positivi di ieri sera alle ore 22, 3.769. Totale complessivo dei tamponi fino a ieri, 38.094. Totale deceduti, 248. Totale guariti, 360.
quindi siamo ancora sotto controllo, ma comunque ci sono questi focolai. Ieri sera hanno scoperto altri focolai che, come entravano nell'ospedale di Pozzuoli senza avere la tenda di triage all'interno dell'ospedale, entravano nel pronto soccorso, si infettavano medici, non si è capito niente più. Quindi si è verificato quest'altro piccolo focolaio nell'ospedale di Pozzuoli a Napoli. Comunque la gente è ancora nella provincia di Napoli, ancora tutta per strada, la gente cammina per strada come niente fosse. Sentono che sono usciti dalla terapia intensiva, pensano che sono guariti tutti, invece no. Quindi non si riesce a venire ancora a capo di questo. Si spera entro il 3 maggio che la gente abbia capito appieno questa situazione. Adesso ci spostiamo nella costiera amalfitana e andiamo a leggere un articolo delle testate giornalistiche online della costiera amalfitana. Tamponi negativi a Tramondi e ad Amalfi. Oggi 4 test a Ravenna. Sono risultati negativi i 7 tamponi effettuati su altrettante persone di Tramondi, anelli della catena dei contagi degli ultimi due contagiati da Covid-19. Nel primo pomeriggio di oggi, dai laboratori del San Leonardo di Salerno, sono giunti gli ultimi risultati. A Tramondi restano 6 dunque contagiati, tutti dello stesso nucleo familiare della donna risultata positiva il 4 aprile scorso. La situazione quindi sembra essere sotto controllo, anche se tutte le persone risultate negative ai test, una ventina in tutto, dovranno rispettare le 2 settimane di quarantena obbligatoria. Ai cittadini però rivolgiamo un appello deciso a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare le disposizioni impartite dagli organi competenti. Uscite solo per fare la spesa, solo una volta a settimana e indossando la mascherina, ha detto il sindaco di Tramonti. Ad Amalfi sono 3 i tamponi risultati negativi, ad annunciarlo il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, con un post nel suo profilo Facebook. Intanto questo pomeriggio personale dell'ASL farà ritorno a Ravello per effettuare tampone ai 4 giovani rientrati da Londra che si trovano in auto-isolamento in buone condizioni di salute all'interno di una struttura alberghiera chiusa. Dalla scorsa settimana uno di loro mostra perdita di olfatto e gusto e sintomi tipici del Covid-19. Sempre a Ravello, previsto nuovi test per il giovane risultato positivo la scorsa settimana per il suo amico, entrambi rientrati dalla Svizzera il 21 marzo scorso, da 24 giorni in completo isolamento. Le linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità indicano che un cittadino positivo a Covid-19 asintomatico o guarito dai sintomi debba essere testato attraverso un tampone per verificare la negativizzazione non prima di 7 giorni. Se risulta ancora positivo, deve essere testato dopo altri 7 giorni. Una volta negativo il tampone, deve essere ripetuto a distanza di 24 ore. Solo in quel momento, con il secondo risultato negativo, il paziente è ufficialmente guarito e può uscire di casa sempre a partire dal 3 maggio, se le norme restrittive non vengono ancora prorogate. Adesso andiamo a leggere un articolo dell'avviso meteo, dopodiché andiamo a leggere qualche altra notizia di coronavirus Covid-19. La notizia è allerta meteo per venti forti dalle ore 18 di oggi fino alle ore 12 di domani. La Protezione Civile Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo, valevole a partire dalle 18 di oggi per
martedì 14 aprile fino alle ore 12 di domani per venti localmente forti con raffiche. Le correnti sono in arrivo da nord-est. Si raccomanda agli enti e alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e in particolare di prestare attenzione alla corretta tenuta delle strutture esposte alla sollecitazione dei venti. Speriamo che il vento si pigli un pazzoide da vecchio. Quindi, scusate, non fa parte della notizia, però ci vorrebbe una folata di vento. Quindi, adesso andiamo a leggere, scusate la battuta ironica, però adesso andiamo a vedere qualche altro articolo che abbiamo pubblicato oggi sul giornale Vecchi delle Nostre Online, e poi dopo di che chiuderemo questa diretta streaming, che andrà in diretta in differita perché stiamo registrando sul programma del giornale, quindi in questo momento non mi state vedendo, ma mi vedete tra poco quando il video sarà pubblicato. Adesso andiamo a leggere ancora un'altra notizia, tratta sempre da tutte le notizie che abbiamo fatto oggi, che sono più di 160 quasi. Nessuno collabora, faccio quasi tutto io sempre da solo, senza niente in cambio, niente, quindi faccio le cose col cuore. Anche se vengo criticato quotidianamente da, come si dice, Cristo e Vergine Maria, però non c'entrano i santi, però la gente è facile a mormorare, è facile a criticare, però nessuno sa che io quando faccio gli articoli esco pazzo dalla mattina alle 7 fino alle ore 12. La gente si pensa che viene qua, scende dal cielo, fanno gli articoli, mi metto i soldi nella tasca. Non avete ancora capito che io lo faccio col cuore, col mio giornalino. Le persone che mi tenevano a fare il servo presso di loro mi hanno mandato via. Rendetevi conto che tutti gli articoli che vedete non sono su Positano News. Scordatevi che io sono ancora collaboratore di Positano News. Io sto col mio giornalino, quindi la gente deve capire, deve sapere che mi hanno mandato via perché hanno detto che loro non hanno un euro, ma io non volevo niente da nessuno. Non ho mai cercato l'euro. Qualche volta ho cercato una piccola ricarica, ma mica l'ho cercata tutti i mesi, la cercavo ogni tanto. E voglio anche dire che ho lavorato con loro dal 2009, dal 25 novembre 2009 fino ad adesso che ne abbiamo 2020. Vedete quanti anni ho servito, non voglio dire il direttore, ho servito Positano News, perché Positano News è stato sempre un po' di tutti. Non è che Positano News è di mica De 5, Positano News ha un proprietario, in questo momento non è mica De 5, quindi non posso accusarlo, però io ho lavorato per lui dal 2009 fino ad adesso. Quindi se lui voleva aiutarmi o voleva venirmi a trovare o non mi prendeva in giro tramite WhatsApp, dice quando finisce tutto ti vengo a trovare, solo perché io gli ho fatto gli auguri, allora vabbè. Però non voglio fare polemica. Voglio dire a tutti i lettori che leggono questi articoli stanno sul mio giornaletto dove io pago l'abbonamento e dove io sono iscritto per fare le notizie. Perché se era per Positano News, voi a me non mi vedevate più scrivere. Questo ho voluto evidenziare in questo video che poi andrete a vedere tra poco, perché non siamo in diretta streaming, stiamo registrando il video per farlo vedere tra un po'. Adesso andiamo a leggere ancora una notizia, che questa notizia tratta dal giornale Vecchi delle Nostre Online e riguarda i controlli effettuati ieri dai droni.
Gli abitanti della costiera amalfitana ieri hanno trascorso una Pasquetta rigorosamente a casa, rispettando appieno le regole imposte dallo Stato per il contenimento da Covid-19. Sono state decine le pattuglie impegnate per individuare eventuali trasgressori, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, guardia costiera, con il fondamentale ausilio della Millennium che hanno svolto un lavoro incredibile a tutela di tutti i cittadini, facendo alzare nel cielo i droni che hanno pattugliato l'intera costiera e come dice l'articolo, vi è stata una totale assenza dalle persone dalla gite fuori porta che hanno rispettato appieno le regole. Possiamo dire un grazie a tutti gli abitanti della costiera che anche nel giorno di Pasquetta hanno rinunciato alla gita fuori porta, perché noi abitanti della costiera abbiamo un cervello e diciamo, più ne usciamo presto da questo virus e più andremo in giro, non come in altri paesi della Campania che vanno in giro sfidando le istituzioni. La costiera amalfitana è da esempio a tutta la Campania per far capire alla gente che stare in casa non è una carcerazione, ma è per il bene nostro, per il bene degli anziani e per il bene di tutte le persone sofferenti, particolarmente per noi stessi, perché una volta debellato il virus potremo uscire in tranquillità. Anche e comunque, una volta finita l'emergenza, dovremmo rispettare appieno le regole, perché in Italia abbiamo più di 10.000 persone infette da coronavirus asintomatici. Asintomatici, sapete cosa vuol dire? Che un cittadino non ha sintomi e lo possiamo anche trovare per strada camminando e ci può contagiare. Quindi, un invito a tutti di camminare con mascherina e guanti dal 3 maggio ed evitare luoghi affollati e avere scrupolosamente dal 3 maggio norme igienico-sanitarie. Scrupolosamente dico perché una volta liberata l'Italia noi saremo in pericolo costante da contagio. Quindi, perché non c'è un virus, stanno sperimentando un virus che a fine mese partiranno gli esperimenti sugli uomini, ma non su tutti, faranno gli esperimenti per vedere se questo antidoto funziona, se no dobbiamo starci attenti in qualsiasi momento, perché abbiamo, ripeto, in Italia abbiamo 10.000 persone asintomatici, sono positivi, non hanno problemi loro, però possono trasmetterli agli altri. E si prega di fare attenzione alle persone anziane, di non subito fare le chiacchiere per strada senza starsi attento. Bisogna distanziarsi 1 metro l'uno dall'altro e camminare scrupolosamente con mascherina e guanti e lavarsi spesso le mani scrupolosamente dal 3 maggio. Se no, riprenderà di nuovo il virus e inizieranno di nuovo i focolai e torneremo punto e da capo. Perché tutta la gente, l'80% che è stata in casa, stanno tutti bene. Se verrà contagiato questo 80%, abbiamo fatto la frittata, siamo peggio di prima. A mio avviso, io dico un'opinione mia personale, perché non sono un politico, non sono un governatore, non sono un medico. No, non ne capisco di virus, però a mio avviso la situazione non doveva essere affrontata in questo modo, che il giorno 3 tutti devono andare per strada. No, si doveva ancora far restare la gente in casa fino a quando si arrivava a 4.000-5.000 persone asintomatici, non con 10.000 persone asintomatici che girano per l'Italia. Lo so che ne va dell'economia, lo so che ne va che l'economia va a zero, l'Italia non può andare avanti così, eccetera, eccetera. Però per il bene della salute dovevamo ancora stringere i denti. In questo modo chissà se ce la faremo. Quindi,
Il governo vuole questo, gli scienziati vogliono questi, ma adesso noi cittadini dobbiamo fare massima attenzione e scrupolosità dal 3 maggio, se tutto andrà bene, se i contagi scenderanno, se no automaticamente il governo prorogherà ancora le norme restrittive. Quindi, amici cari, con un caloroso, auguro a tutti voi con un caloroso saluto. E vi auguro una serena serata e seguiteci sul giornale Vettica di Amalfi online e restate incollati su di esso. Diffidate da altre testate giornalistiche dove l'unica e soltanta cosa sono i soldi. Sul mio giornale ci sono le notizie fatte del cuore, ci sono il mio sudore quotidiano, quindi leggetemi. Non leggeteci, leggetemi perché gli articoli li faccio solo io. Quindi auguro una buona serata a tutti. Grazie.